una potenza di fuoco fotonica, un totale combinato è di 306 cavalli e questa macchina riesce a fare fino a 98 km di autonomia in elettrico. Oggi parliamo della nuova Suzuki Across. Benvenuti anche oggi sul canale YouTube della Perugia Motori. Oggi è un video molto molto particolare perché vi racconto delle novità molto importanti per Suzuki, ma delle novità molto importanti anche per la Perugia Motori. Ma se siete super curiosi dovete aspettare un attimo, perché prima di raccontarvi il video di oggi vi volevo ricordare, se per follia ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per due motivi molto molto importanti che quindi ripetiamo. Il primo, perché probabilmente se stai guardando il nostro canale, stai guardando questo video, è perché stai pensando di acquistare una macchina di casa Suzuki o comunque di questo genere. Bene, se ti va di fare un preventivo da noi, e ti ricordo che da noi la consegna è gratuita a domicilio, quindi nel prezzo che ti faremo c'è anche la consegna, quando mi contatterai, mi scrivi su WhatsApp o mi chiami al numero che vedi qua sopra e mi dici: Sara, io sono iscritto al tuo canale YouTube Fotonico, per voi ci sarà uno sconto veramente ma veramente incredibile. Per di più, attivare la campanella serve perché appena esce un nuovo video, magari con dei rumors, con delle curiosità come questo, tu sarai il primo ad essere avvisato. Bene, allora, prima parliamo dello spoilerino di oggi, veramente solo esclusivamente per iscritti al canale YouTube, perché negli altri social ancora non lo diremo, e poi andiamo nel vivo della trattazione. E oggi parliamo di una macchina che mi avete chiesto in tantissimi. Oggi parliamo della nuova Suzuki Across, nuova perché appunto nuovo Model Year 2023. Ma prima un passo indietro, per i più attenti, e lo so che gli iscritti al canale YouTube veramente si accorgono di tutto, non siamo alla Perugia Motori, o meglio siamo alla Perugia Motori, ma siamo in una Perugia Motori che si allarga, perché abbiamo deciso di prendere nuovi spazi interamente dedicati alla consegna dei clienti e soprattutto alla registrazione dei video, perché questa è l'idea della Perugia Motori: poter essere sempre più social, sempre più vicini a voi in ogni parte d'Italia. E quindi abbiamo deciso di prendere dei nuovi spazi proprio per registrare dei video ancora più fotonici per voi. Ovviamente questi spazi andranno rifatti, rimodernati, non saranno così come li vedete, ma il primo video lo vogliamo fare subito qua per raccontarvi questa novità e soprattutto per dirvi grazie, perché se non fosse per voi che ci seguite, che continuamente ci date feedback, energia fotonica, tutto questo non sarebbe stato possibile, non mi sarebbe neanche venuto in mente. Quindi a breve vedremo dei nuovi spazi per la Perugia Motori. Adesso andiamo verso l'estate, faremo i lavori, quindi li vedremo a settembre, ma intanto partiamo qua proprio perché volevo festeggiare questo momento con voi. Bene, ma iniziamo a parlare di nuova Suzuki Across. Suzuki Across che conosciamo benissimo, quella ce l'abbiamo qui vicino a me, abbiamo fatto già tanti video di prodotto su questa macchina, ma oggi ne parliamo di nuovo perché Suzuki si presenta con nuove migliorie. Qual è la prima cosa importante da dire di Suzuki Across? Suzuki Across è la ammiraglia della nostra casa. Ovviamente una dimensione molto più grande di Suzuki S-Cross. Sapete che Vitara arriva a 4,17 m, Suzuki S-Cross 4,30 m, Across riesce ad arrivare a 4,64 m di lunghezza per una larghezza di 1,85 m, quindi sicuramente un segmento superiore appunto come dimensioni, come passo, come comfort, ma sicuramente superiore anche da un punto di vista di dotazione. Per i più attenti, ma in realtà lo sanno quasi tutti, Suzuki Across ha una gemella che è Toyota RAV4. Come mai? La nostra è una produzione interamente giapponese, esattamente come Toyota, e per questo è nata una combine dove si scambiano know-how, prodotti, e il primo grande scambio importante è stato appunto RAV4 Across. Sono simili, ma sono gemelle diverse. Perché sono gemelle diverse? Perché Suzuki Across esce in un solo allestimento, al contrario di RAV4, e in una sola versione anche da un punto di vista di motore. Suzuki Across è solo top, non ci sono più versioni, non possiamo mettere o togliere accessori, ma la possiamo avere solo ed esclusivamente top di gamma, e non esiste la vernice non metallizzata. Quindi abbiamo 6 colorazioni: grigio, nero, argento, cioè quindi grigio scuro che vedete qui vicino a me, argento, grigio chiaro, bianco perlato, blu e rosso. Personalmente molto molto bella,
con gli accessori che andiamo a vedere adesso. Un solo motore, versione top per gli accessori, un solo motore 2.5 ciclo Atkinson, un motore molto molto importante che sprigiona 185 cavalli, abbinato in combine altri due motori, quindi tre motori sotto questa bestia fotonica, abbinato appunto altri due motori disposti uno anteriore e uno posteriore rispettivamente, ma entrambi elettrici, uno in grado di sprigionare 182 cavalli e quello posteriore altri 54 cavalli. Bene, che cosa crea tutto questo? Crea una potenza di fuoco fotonica, un totale combinato di 306 cavalli, che ci consente da un lato di avere delle performance di guida molto molto eccellenti, ma dei consumi molto molto bassi, perché vi ricordo che qui non siamo su un hybrid, ma siamo su un plug-in hybrid, quindi abbiamo la possibilità di sfruttare l'elettrico in marcia, come vedremo dopo, ma abbiamo anche la possibilità di ricaricare, siccome appunto possiamo ricaricare la vettura, di sfruttare interamente l'elettrico, e questa macchina riesce a fare fino a 98 chilometri di autonomia in elettrico. Pensate un SUV di queste dimensioni, questo comfort, di questo passo, di questa importanza che vedete, anche basta guardarlo, riesce a fare fino a 98 km di autonomia in elettrico. Considerate che se dovete fare un viaggio lungo abbiamo la possibilità di sfruttare tutta questa autonomia in elettrico anche appunto combinata al motore termico per diminuire significativamente i consumi. Quattro modalità di guida che vediamo dopo quando entriamo internamente, ma continuiamo a guardare la macchina fuori. Mi vorrei proprio concentrare sulla parte anteriore della vettura, che proprio identifica la sua sportività, la sua aggressività. Personalmente bellissimo il frontale anche proprio da un punto di vista di fari. Bene, qual è l'altra cosa molto molto importante di Suzuki Across? Sono le migliorie che sono arrivate nel 2023, perché tutto quello che abbiamo visto fino adesso in realtà già lo sapevamo, già conosciamo la vettura, ma c'era bisogno di un salto in più. Quindi oltre alla dotazione che vedete esterna, che tra l'altro ha anche il cerchio da 19, gli specchietti riequilibri elettronicamente e ovviamente i vetri oscurati, il portellone elettrico che già conoscevamo ma andiamo a rivedere nuovamente, ci sono, eccolo qua, delle cose che sono state aggiunte soltanto nella versione 2023. Tra l'altro vi ricordo, visto che spesso lo chiedete, che qui sotto, ve lo faccio vedere, c'è una ruota di scorta già integrata da 18, ormai lo sapete, in quasi nessuna macchina c'è, in Across proprio per questa versione top ce l'abbiamo. Prima grande differenza con la versione precedente: in dotazione abbiamo questo cavetto qua. Questo cavetto ci consente una ricarica di 7 kWh, quindi ci consente di ricaricare interamente la batteria da 0 a 100 in sole 3 ore. Cosa significa tutto questo? Significa che tu torni a casa la sera e in 3 ore sei pronto il giorno dopo a fare 98 km di autonomia in elettrico solo con 3 ore di ricarica. Prima grande novità. Ma non finisce qui. Per continuare a vedere le novità di Across abbiamo bisogno di salire a bordo. Allora, pronti? Si sale su Across. Entriamo a bordo di nuova Suzuki Across, entrambe le chiavi wireless molto molto importanti, personalmente con questo taglio molto molto bello che andiamo a poggiare qui nel poggiabibite, e iniziamo a parlare della vettura guardandola internamente. Tra l'altro la macchina è appena arrivata stamattina, quindi dobbiamo fare ancora l'unpackaging e c'è questo odore di nuovo che per me è sempre emozionante. La prima cosa che ci si accorge entrando in questa vettura è proprio la rifinitura fino al minimo dettaglio e le plastiche morbide molto molto belle anche al tatto e proprio la visibilità. Tutta fatta in pelle, impunturata in rosso, e da un certo punto di vista dà importanza alla macchina, dall'altro dà anche un carattere sportivo che sia esternamente sia internamente la caratterizza. In dotazione un bracciolo in pelle molto molto grande, con spazi utilizzabili in tutti i modi e in varie tipologie. Come dicevo prima, porta bicchiere sia a sinistra sia a destra, clima automatico bizona, sedi di riscaldabile a doppia frequenza sia davanti sia dietro, quindi massimo comfort per i passeggeri. La riflessione che qui c'è da fare è che dobbiamo capire come nasce l'idea di Across. Nasce appunto in combine con Toyota RAV4 e quindi nasce per un mercato essenzialmente mercato americano. Che significa tutto questo? Cosa cercano in America? Cercano sicuramente bassi consumi perché lunghissime percorrenze, ma soprattutto cercano comfort perché deve viaggiare moltissimo. Quindi se voi cercate una macchina dagli ampi spazi, dai bassi consumi, ma anche dal comfort sia per i passeggeri ma soprattutto lato guidatore, questa è la macchina adatta, per cui ci consente un comfort di guida che onestamente non conoscevamo in casa Suzuki. Di tutto questo ci
accorgiamo anche appunto dai supporti per quanto riguarda il sedile del guidatore, che è anche regolabile elettronicamente. Volante in pelle riscaldato, ancora l'ennesimo elemento di comfort della macchina, e tantissime dotazioni che andiamo a scoprire. Del selettore parliamo dopo. Ovviamente la macchina è dotata di cambio automatico, esiste solo nella versione 4x4. Come dicevamo prima, un solo motore al top di allestimento, ma solo 4x4. Non abbiamo la cross nella versione 2 ruote motrici, rispetto appunto alla sua gemella RAV4, che possiamo avere anche in 2 ruote motrici. Personalmente, lo sapete come la penso, per me su Suzuki 4x4 è sicuramente un valore aggiunto. Quando parliamo di un prodotto così, io personalmente non lo escluderei mai, quindi assolutamente condivisa anche questa volta la scelta della casa madre. Continuiamo a vedere la macchina e mentre la vediamo notiamo subito le nuove differenze, ma prima vi volevo ricordare che la cross è top anche da un punto di vista di sicurezza attiva, perché parliamo di una sicurezza attiva di secondo livello, radar di tutti i tipi, quindi monitoraggio a carreggiata, monitoraggio ai colpi sonno, antisbandamento, frenata assistita e cruise control adattivo, tra l'altro con funzione stop and go, che hanno pochissime macchine nel mercato dell'auto, quindi un vero carro armato blindato di sicurezza unito al comfort visto prima. Quali sono le differenze rispetto alla versione precedente? Abbiamo detto appunto la possibilità di ricarica in 3 ore grazie al nuovo cavetto, ma le nuove differenze sono anche l'introduzione di prese USB-C posteriori, quindi se viaggiamo per esempio con degli ospiti o con dei bambini sicuramente utilissimi, e poi andiamo a vedere anche l'alloggiamento, ve lo faccio proprio vedere con il telefonino, di ricarica wireless, qui molto molto comodo soprattutto per chi viaggia lungo e per chi il telefono si scarica spesso come me, che mi chiamate a tutte le ore e di questo vi ringrazio. E poi la nuova novità sono appunto da un punto di vista di display, sia il display legato all'infotainment, che adesso è da 10.5, scompaiono quei tasti laterali che abbiamo visto precedentemente in Across, adesso è tutto display, full display, un display molto molto più facile da un punto di vista di interazione, molto più bello da un punto di vista di colori e soprattutto più grande, perché abbiamo un 10.5, quindi il più grande in caso Suzuki, perché vi ricordo che Vitara ha un 7 pollici mentre S-Cross nella versione Top Plus arriva a 9, quindi il più grande di caso Suzuki. Altra cosa, altro salto importante è il sistema appunto di strumenti sotto il volante. Qui abbiamo addirittura un 12.3 e abbiamo la possibilità di personalizzarlo in molti modi, che adesso vi faccio vedere mentre continuiamo a parlare di Across. La personalizzazione di questa macchina ci consente anche di poter capire qual è l'utilizzo che noi andiamo a fare nel quotidiano e quindi varie modalità, vari colori per rendere la macchina sempre pronta ad ogni esigenza. Tra l'altro la vettura in questa nuova versione è dotata di Apple CarPlay in modalità wireless. Ultimo aspetto secondo me molto molto importante, vera e propria topperia come direi io, è la possibilità di poter aprire e chiudere il portellone direttamente da davanti. Quindi ho un tasto qui sotto il volante che premo, con cui riesco a aprire il portellone elettronicamente, e poi con lo stesso click comodamente vado a richiuderlo. Molto molto utile. Adesso salgo a bordo e insieme scopriamo il selettore delle varie modalità di guida. Da questa visuale rifacciamo anche un focus su questa location in cui vediamo appunto tutta la postazione di ricarica wireless del telefonino, dove un telefono entra in maniera perfetta e super comoda, presa di corrente elettrica e anche la ricarica USB. Cambio automatico, e vi ricordo essere su Across un ECVT. Ecco qui tutta la parte del selettore che andiamo a vedere. Innanzitutto la prima cosa che vi voglio far notare è il freno di stazionamento elettronico, a cui non siamo abituati in caso Suzuki. Tra l'altro qui lasciatemi qualche commentino, ditemi se vi piace oppure no. E le varie modalità di guida: trail, che appunto sviluppa ovviamente la parte 4x4, push normal, che ci consente di avere una guida normale senza nessuna tipologia inserita, e quindi viaggiamo ovviamente con il motore termico sfruttando anche l'ibrido. Qui abbiamo due tipologie, possiamo andare sia in eco come vedete e anche in sport. Altre due modalità molto molto importanti: allora, la prima modalità è V, che ci consente appunto una propulsione completamente elettrica, la modalità poi HV, che garantisce un sistema ibrido ma ottimizzato per massimizzare proprio al massimo l'efficienza dei consumi e anche l'erogazione di coppia, e poi abbiamo auto e VHV, che in automatico seleziona la modalità più efficiente. Questo che cosa ci consente? Ci consente di favorire sempre sia l'opzione elettrica, ma anche impiegare il motore termico. Infine molto molto interessante la modalità CHG, che consente di ricaricare la batteria sfruttando il motore termico, quindi non la ricarichiamo appunto fermandoci a una colonnina, ma la ricarichiamo mentre stiamo viaggiando. Tutto questo è la incredibile tecnologia a bordo di Across. Thank you.
Scendiamo, ahimè, dalla cross, dico ahimè perché non scenderei mai, ma da questa visuale ho la possibilità di far vedere anche il supporto lombare, appunto il sedile che è regolabile elettronicamente, con cui possiamo comodamente in maniera elettronica andare avanti o andare indietro, e tutto questo è molto molto utile soprattutto per chi viaggia molto, in cui possiamo regolare, come vedete, in altezza, in profondità le varie modalità del sedile. Scendiamo e ci avviciniamo alle conclusioni di questo video, ma prima di chiudere vorrei raccontarvi un'altra cosa molto molto importante, che è anche quello che ci ha spinto oggi a parlare di Across. In questo momento Suzuki ha creato una partnership per tutti quelli che scelgono Across, e anche per sviluppare appunto la cultura dell'elettrico in Italia. È una combine con un partner molto importante che è Irene. Chiunque acquista una Across ha la possibilità di avere tanta tanta energia tutta per sé, circa 10.000 km l'anno, quindi avrà la possibilità di poter ricaricare in oltre 13.000 punti di stazionamento posti in Italia, fino a 1.000 euro di bonus di ricarica, quindi ripeto 1.000 euro sfruttabili in oltre 13.000 punti d'Italia, che più o meno corrispondono circa a 10.000 km annui. Tutto questo ovviamente, quando siete interessati su Across, ci chiamate, chiedete un preventivo, ve lo spieghiamo al meglio, perché è un'iniziativa molto molto importante in cui potete utilizzare la vettura in modalità ibrida sempre e in modalità elettrica con 10.000 km che vi regala Suzuki Italia. Bene, a questo punto che cosa ne pensate della nostra Suzuki Across? Già la conoscevate? L'abbiamo approfondita un po'? Soprattutto che cosa ne pensate di questo grigio, che per i più attenti non ve l'avevo mai fatto vedere? L'abbiamo vista bianca, l'abbiamo vista nera, ma questo grigio non l'abbiamo visto. Se pensate che è come il grigio vostro, vi dico di no, ci sono le sfumature un po' diverse. Vi piace Suzuki Across? E se vi piace, voi che colore scegliereste per una vettura così importante? Ma soprattutto, vi piacciono le migliorie che sono state introdotte, soprattutto lato infotainment e sistemi di guida? E soprattutto, qual è la prossima cosa, la prossima curiosità di cui vorreste parlare con noi nel canale YouTube? E allora, ancora una volta, e oggi con ancora più grinta, perché stiamo creando per voi dei nuovi spazi per approfondire ancora di più queste tematiche, vi chiedo, commentate, 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 perché alla Perugia Motori il prossimo video lo scegliete voi.